poeta di Salina, che è scomparso, completerà Marco V e poi insieme. Eh sì, Valeria ha citato questo poeta, Izzet Saralic, era un grandissimo poeta, una delle voci più alte dei poeti balcanici, per me la più alta, e tra l'altro era anche un carissimo fratello. E Izzet scriveva delle bellissime poesie d'amore. Come si fa a scrivere poesie d'amore durante una guerra, durante un bombardamento? Lui scriveva queste poesie d'amore nella Sarajevo assediata come forma di resistenza umana alla disumanità che incombeva. Era come una di quelle che leggerò adesso, una poesia d'amore dedicata al suo amico Zeliko Marjanovic, e si intitola Addio. Moriamo terribilmente presto e terribilmente male in questa città alla fine del secolo, alla fine dell'amore. I giovani almeno vengono uccisi, che è il loro altissimo privilegio in ogni guerra. Quando ripensiamo a come muoiono i vecchi nei romanzi di John Galasworth, la morte dei vecchi nella Sarajevo di guerra è terribile. Moriamo in ospedali gelidi, nei corridoi in cui scorre il sangue dei nostri concittadini massacrati, nelle cucine altrui e in stanze senza finestre, esausti e umiliati, molti senza i propri cari accanto. Chi Don Giovanni di una volta, che non sarebbero scesi senza cravatta neppure per aprire la cassetta della posta, e che figura avrebbero fatto se in ascensore si fossero imbattuti nella bella signora del 14° piano? Muoiono con le mani sporche, le unghie non curate, le camicie logore, i maglioni bruciacchiati dalle sigarette. Ricordando l'ultimo bicchiere di champagne bevuto alla vigilia del nuovo anno 1992. Juraj Marek si è impiccato dopo aver sepolto la sua vera. Zeliko aveva pensato di fare lo stesso, ma vi ha rinunciato per non inquietare i vicini. E poi, tra l'altro, due suicidi nella stessa strada, nello stesso caseggiato, sarebbe stato troppo, troppo anche in una Sarajevo come questa. Andava come d'altronde sull'io, dopo la morte di Nina, all'alba, a cercare la sua granata, ma le granate preferivano le scuole, i giardini d'infanzia, le scuole, i giardini d'infanzia. Piangendo, vendeva di tanto in tanto qualche anello di vera, o la giacca di pelle, per comprare una bottiglia di grappa scadente. E poi, rinviata la morte, se ne tornava nella sua casa deserta, deserta, piena di ricordi, con la sua angina pectoris di prima della guerra, e pensava soltanto a due cose. La prima, a quando avrebbe riabbracciato i suoi figli, i suoi nipotini. La seconda, a quando si sarebbe rincontrato con Vera. Uno dei due desideri si è finalmente realizzato. Il secondo. Certo, non è stato come una volta. All'epoca della Omladisgariet,
quando si incontravano da Copelman, e cosa manca oggi a Copelman nel cimitero di San Giuseppe? Quel che importa è che sono di nuovo insieme. Importa che lui non debba più uscire a cercare la sua granata e a vendere gli anelli di Vera e a vendere gli anelli. Un lutto che bestemmia la tua nascita.
vita, un racconto soffocato nel silenzio, e sogni e diritti come zavorra per fottermi in questa prigione di virtù e democrazia. Sono una maschera di cera che piange e piange di sé l'orrore di un incubo che s'avvera, l'orrore di un incubo che s'avvera. E Guantanamo, Guantanamera, Guantanamera, non canti più. E Guantanamo, Guantanamera, Guantanamera, non canti più, canti più, canti più, canti più, canti più, canti più, non canti più. Continuiamo adesso con la musica, vi ringrazio, non ve ne andate, la poesia, la musica, non sono esibizioni, gli amici poeti lo sanno. Grazie da chi è venuto da lontano, ma anche da chi ha fatto lo sforzo di venire da qua vicino, se qualcuno c'è, qualche vicino c'è questa volta. E devo ricordare che sì, è vero, è una serata triste, perché, però io quando ero ragazzo volevano tutti far ridere e io stavo sempre peggio, allora mi univo con quelli che erano tristi e mi sentivo meglio, e così ho conosciuto quelli tristi, Gannacci, Gaber, veramente ho conosciuto tanti, è una tristezza, e ho veramente capito qual era il trucco. Se uno è triste deve accettarlo, è come la solitudine.